Molte persone cercano di ottenere la monetizzazione dai propri video ed è proprio per questo motivo che decidono di creare contenuti e di non stare a guardare solo gli altri, ma di essere loro protagonisti proprio per raggiungere i propri obiettivi. Poi ci sono anche persone che vogliono diventare famose per poter così andare magari in televisione, essere intervistati oppure raggiungere collaborazioni con i brand, quindi con le aziende, però questo non avviene, ma come mai? Allora, innanzitutto, se parliamo di monetizzazione, dovete sapere, se voi non avete mai creato video, che per ogni piattaforma che si rispetti, insomma, purtroppo bisogna raggiungere dei requisiti. Allora, un certo numero di follower, poi per di più anche il tempo di visualizzazione e poi dipende anche dal tipo di piattaforma perché ognuno ha certi parametri diversi. Quindi le persone dopo un po' che iniziano a creare contenuti per un certo periodo di tempo, poi si scoraggiano e giustamente perché uno diceva come io ci metto tanto tempo per fare magari dei bei video articolati, spiego bene le cose e poi alla fine magari non faccio neanche visualizzazioni, ma questo è un altro problema perché le piattaforme tante volte non vogliono spingere i vari video a meno che si pagano le inserzioni pubblicitaria in modo che le persone possano vedere e allora uno dice magari chi lo sa, allora uno inizia a pagare un creator di contenuti, dice così almeno può essere visto, perché se uno non lo fa perché uno dice ma perché devo stare io a pagare a te quando sei tu che servi a me per farmi guadagnare tu piattaforma, perché è giusto così, cioè in realtà le piattaforme devono servire per far guadagnare noi e non che noi dobbiamo servire per far guadagnare le piattaforme. Però purtroppo succede il contrario, perché loro hanno il controllo, loro sono più potenti. Tutti noi che siamo qui, che facciamo video, vogliamo ottenere tutti quanti visibilità, per magari ottenere non solo la monetizzazione, ma ottenere anche altri risultati, come ad esempio diventare famosi. Poi c'è chi è che non gli interessa diventare famoso, però vuole solo la monetizzazione. Ma il problema è che anche la monetizzazione, bisogna capire è che non è uno stipendio vero e proprio come quando uno tipo va a lavorare in ufficio, in fabbrica o a fare le pulizie in un ristorante e c'è il datore di lavoro che ti dà dei soldi. Qui purtroppo quando arrivi a un certo livello devi aprire la partita IVA. Ad esempio, questa è una cosa che a me non piace. A me piacerebbe che tutte le piattaforme mi pagassero per tutti i video che faccio, magari darmi un tot, io preferirei non che ci fossero tanto la storia dei mi piace, commenti oppure tipo i follower, ma che mi pagassero. Sinceramente, questa cosa è una cosa che mi piacerebbe farlo proprio come mestiere, ma come dipendente per ogni piattaforma. E poi sarebbe bello fare un conguaglio alla fine dell'anno di tutte le piattaforme, tutto quello che guadagni, e poi alla fine comunque hai il tuo stipendio. Purtroppo non è così. Cioè, questo è quello che vi ho detto che piacerebbe a me, ma ovviamente non avviene così. Loro ti danno dei requisiti che tu potresti non arrivare mai, perché magari la gente poi si iscrive, poi si toglie e quella è una cosa fisiologica, ma c'è anche un fattore, il tempo di visualizzazione non è mai allo stesso livello perché loro fanno sempre un ricalcolo tutti i giorni e ti tolgono delle ore. Tipo, se tu arrivi, non so, a 10.000 ore, poi passano i giorni e se non carichi altri video oppure anche se li carichi, loro te li tolgono questi minuti, che non è giusto. Io almeno ritengo che non è giusto perché tipo io l'ho visto anche con me, l'ho visto non solo su YouTube ma l'ho visto anche su Facebook per poter ottenere la visualizzazione e io ne creo tantissimi di video del mio viaggio a Torino Virtual Tour, questo è il logo e quindi vi consiglio di iscrivervi al mio viaggio a Torino Virtual Tour se volete conoscere Torino, ma anche di iscrivervi ovviamente, mi raccomando, a questo canale Conoscenza Generale, così almeno quest'inverno che non andrò tanto in giro per fare video in esterna, magari cercherò di fare più video per conoscenza generale, però sempre col mio cappellino nel mio viaggio a Torino Virtual Tour per fare pubblicità all'altro mio canale. Quindi, scontato e dovuto che deve essere così.
perché giustamente voglio crescere in entrambe le piattaforme, e quindi io devo farlo conoscere. Quindi, chiusa la parentesi, quello che volevo dire è che se voi cercate di iniziare a fare i content creator, insomma i creatori di contenuti, diciamo in italiano, e voi insistete e vedete che vi toglieranno questi minuti di visualizzazione, sappiate che lo fanno apposta. Secondo me è perché non vogliono che troppe persone possano guadagnare, perché sennò poi alla fine non ci guadagnano loro. E quindi magari non ti spingono le visualizzazioni in avanti, e quindi anche i brand, cioè quindi le aziende, troveranno sempre più difficile quindi puntare su di voi. È così. Quindi cercate di farlo, ma con l'obiettivo di business, ma nello stesso tempo di divertimento. Perché magari questa cosa qua non ci arriverete mai, anche se ci mettete tanto impegno, magari siete bravissimi a parlare, ma non importa questo. Ciò che conta è che purtroppo le piattaforme hanno il controllo. Questo ve ne dovete rendere conto, perché se non ve ne rendete conto, soprattutto se siete agli inizi, poi rimarrete frustrati e mollerete la presa. Ma io invece vi consiglio sempre di continuare comunque a creare contenuti anche per il vostro divertimento. Poi potrete anche creare cose che possono essere interessanti per le persone, magari dei tutorial o qualsiasi cosa, in modo che poi voi possiate aiutare diciamo, ad altre persone a raggiungere certi obiettivi. Come c'è chi è che vuole imparare a cucinare, oppure come aggiustare una tapparella o cose così, eppure io potrò magari vedere i vostri video. Chi lo sa, infatti, tante volte io ho imparato delle cose grazie ad altri creatori di contenuti e altre persone invece hanno imparato da me, soprattutto a conoscere Torino, però anche cose che io ho creato. Ad esempio, riguardo alla scuola o altre cose che ci sono in questo canale che voi potrete andare a dare una sbirciata e imparare. Quindi non abbattetevi, continuate a creare. Poi, come si può dire, tante soddisfazioni arriveranno con il tempo. Poi c'è chi cresce prima, c'è chi cresce dopo, però l'abbattimento è quello che vi fermerà, anche perché ci sono certe persone che invece a volte utilizzano dei mezzi per crescere che non vanno tanto bene, tipo come le click farm, utilizzano che sono delle tipo delle aziende che si comportano, l'ho visto almeno proprio online, l'ho visto, che come fanno loro, che hanno tanti cellulari, che poi loro si collegano con un software e fanno sembrare tutto che va bene, che aumentano i follower, tutte queste cose qui, ma perché loro utilizzano quello? Che da quello che ho capito non è illegale, però non è che va tanto bene, perché poi rovinerebbe la visibilità ad altre persone. Come me, ad esempio, che io creo contenuti e non è che sto crescendo chissà cosa su questo canale, conoscenza generale, perché comunque creo contenuti molto sporadicamente, dato che intanto parlo un po' di tutto, non è concentrato, non è come il mio viaggio a Torino Virtual Tour, però capite che questi mezzi danneggiano sia me che voi, quindi lasciate perdere, anche perché dovete pagare se utilizzate questi mezzi qua scorretti, e non ne vale la pena. Quindi anche per questo motivo che alcuni crescono, alcuni no, poi ci sono le inserzioni, dovete tenere conto, che si pagano, poi a seconda della piattaforma, si pagano direttamente le piattaforme per poter crescere e quindi fare in modo che i propri video vengano visti di più. E tipo io non l'ho mai fatto perché non mi conviene. Io non devo essere io a pagare le piattaforme, ma devono essere le piattaforme a pagare me, che è diverso. Però questo non avviene. E quindi io per il momento continuo a fare tanti video con lo scopo che poi un giorno forse guadagnerò qualcosa, o anche se
chi ha avuto la monetizzazione mi è stato detto che si guadagna poco. Ad esempio, io ce l'ho su Facebook solo per i Reels, che poi si ottiene con le pubblicità. Se però le vedete qua, ad esempio, su conoscenza generale, io non sto guadagnando, ci guadagna solo YouTube. Invece su Facebook, sul mio viaggiatorino virtual tour ce l'ho, ma si guadagna centesimi, proprio un centesimo, due centesimi, una volta ogni tanto. Quindi io sono arrivato a 12 dollari, perché bisogna arrivare praticamente a 100 dollari per poter prendere il denaro, ma io non ci arriverò mai perché si pagano proprio a pochi centesimi. E poi per di più anche l'inserzione in stream dei video lunghi mi è stata tolta da poco questa possibilità, non perché abbia insomma sia andato contro le linee guida, non sono mai andato contro le linee guida, però perché sono rispettoso riguardo alle regole, però come si può dire, me l'hanno tolto perché loro non vogliono che devo guadagnare, in poche parole, e non mi vogliono far arrivare a un certo livello. Quindi io vi ho parlato anche un pochino della mia esperienza per poter capire meglio come funziona questo mondo, che è molto difficile, che non è vero comunque che le persone che creano contenuti sono tutti ricchi, perché non è affatto vero. Ci sono solo poche persone che guadagnano tanto, ma sono casi rari, e poi non si sa mai come riescono a fare certi numeri e a guadagnare tantissimo. Poi certo che se diventano famosi è logico che poi i brand punteranno su di loro, e spero che questo possa capitare a me un giorno, non come conoscenza generale, ma come il mio viaggiatorino virtual tour, che vi come si dice, vi consiglio di nuovo di iscrivervi per conoscere Torino, anche per vedere me, ovviamente, e iscrivetevi alla conoscenza generale, lasciate un like, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video. Cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche, sia in un canale che nell'altro, anche perché nel mio viaggiatorino virtual tour faccio tanti video, quindi ne potrete vedere tantissimi, e spero che possa venire anche per conoscenza generale questa cosa, e niente. Poi ci vediamo nei prossimi video.